Io lo porto a teatro e lui cosa fa? Si addormenta. Che pirla! Ma questo è lo stesso teatro dove mi ha portato a vedere quella palla micidiale di Colazione da Godot. Oddio, guarda chi si è seduta qui di fianco. Ma chi si crede di essere? La sosia di Belen. Uè, ciccia, tiratela meno, eh. Minchia, che gnocca è arrivata. Madonna, modello Belen. L'uomo e la donna sono diversi, no? E fin qua, anche solo dopo aver compiuto l'atto fisico dell'amore, la prima cosa che desidera lei è che lui la coccoli, lui che lei prenda un taxi, per dire. Però all'inizio il rapporto è idilliaco. Lui va a lavorare, lei lo aspetta, ansiosa di rivederlo. Non sa che poi gli toccherà vederlo e rivederlo per 30 anni. Ora le donne, almeno quella, forza! Gli uomini sono la loro auto! Lui ama la sua macchina, la lava! Cioè non si lava lui, ma lava la macchina! Cioè noi puliamo le intercapedini delle piastrelle con lo spazzolino, la soda caustica, la macchina è una merda! La donna è capace di fare più cose contemporaneamente, no? Si sa che la donna con le mani lava i piatti, con i piedi stira, con i denti cambia bambino, con le tette apparecchia. Nello stesso lasso di tempo lui si stappa una birra ma vuole l'applauso, perché minchia come la stappa lui, non la stappa nessuno, per dire. E poi tu vai in bagno e 10 minuti per lavarti, asciugarti, pettinarti, truccarti, vestirti contemporaneamente. Lui ti chiama dal salotto: dov'è la mia roba? In camera! Dove? Lì. Che suono soave. Che cos'è? È il suono che sentono tutti gli uomini quando la propria donna sta zitta. Quando la donna è negli alti. Amore. Vuoi andare a calcetto con i tuoi amici? Ma certo, ti ho preparato già la borsa con dentro qualche panino. Sì, ma se vuoi fermarti poi in birreria dove c'è la birraia porcona. E poi dopo gli alti arrivano i bassi. Uomini, un consiglio. Quando la donna è nei bassi, fingetevi morti e nessuno si farà del male.